Fabio Lorenzini, tecnico dell'Atletico Maremma. Sappiamo che la preparazione al campionato, la nuova stagione è iniziata dal 1° agosto. Quali sono le sensazioni che in questi primi giorni hai avuto, Fabio? Sì, intanto buonasera a tutti. Abbiamo iniziato il 1° agosto, abbiamo fatto i primi 4 giorni un po' per rodare un po' i motori, perché comunque quest'anno abbiamo finito abbastanza presto, che erano i primi di aprile. Quindi i ragazzi sono stati fermi quasi 3 mesi, quindi abbiamo ritenuto giusto fare un po' fare i primi 4 giorni per prepararci a quella che poi sarà la vera preparazione, che inizierà lunedì 7. Le impressioni sono sempre positive, siamo ritrovati dopo tanto tempo, è sempre un piacere rivedere i ragazzi, ritrovarci, passare il tempo insieme. C'è delle facce nuove, ragazzi che comunque conoscevo perché negli anni sono passati dall'Albinia. E per il momento va tutto bene, le sensazioni sono positive, i ragazzi stanno bene, stiamo lavorando discretamente bene. Poi da lunedì cominceremo un pochettino a fare sul serio. Senti Fabio, poco prima di intervistare te ho intervistato Luca Vaselli, che ricordiamo è il direttore generale dell'Atletico Maremma. E non mi ha, rispetto agli scorsi anni, non ha fatto, non che gli anni scorsi lo facesse, ma non ha fatto proclami, nel senso che la stagione dello scorso anno un po', tra virgolette, ha insegnato che cosa? Ha insegnato che sono campionati difficili, campionati altanelanti, dove devi avere continuità. Noi abbiamo fatto 2 anni dove abbiamo fatto dei momenti positivi e dei momenti negativi. E abbiamo fatto cose buone, perché comunque abbiamo lavorato bene, tanto, abbiamo lanciato tanti giovani, abbiamo, diciamo così, messo delle basi abbastanza solide, però abbiamo fatto degli errori, in primis io come allenatore, perché come sai bene ci ho sempre messo la faccia e sempre ce la metterò. È vero. Sicuramente in tanti atteggiamenti che dovranno essere modificati. La società, come abbiamo detto, è una società nuova, giovane, perché c'è stata questa fusione che è partita 2 anni fa. Però il primo anno siamo partiti forti e abbiamo girato a dicembre che eravamo secondi in classifica, 1 punto dal Valdardia. E poi abbiamo avuto un calo nel girone di ritorno. L'anno scorso abbiamo fatto il contrario, l'anno scorso siamo partiti male e poi abbiamo fatto un gran girone di ritorno. Se non sbaglio siamo stati la terza squadra che ha fatto più punti nel campionato. Quindi sono campionati che ci insegnano che devi avere continuità, devi avere un equilibrio. Proclami, giustamente, come dice il direttore, a oggi tutti vorremmo vincere il campionato, sappiamo che ne vince soltanto una. Sicuramente, come dico tutti gli anni, ci metteremo il massimo impegno, la massima professionalità e cercheremo sicuramente di migliorare quello che è stato il campionato dell'anno scorso e 2 anni fa. Poi quello che verrà è difficile adesso a dirtelo, ci sono tante squadre organizzate, sono tante squadre che hanno un blasone, sono tante squadre che hanno fatto delle rose importanti, qua da noi sicuramente il Belvedere, ma so che il San Miniato Basso, ancora i gironi non sono usciti, però so che il San Miniato Basso ha fatto una squadra importante.